Nomen omen, espressione latina che significa letteralmente il nome, è un presagio. Nasce questa espressione dalla convenzione presso gli antichi romani che nel nome fosse già il destino di un uomo. Chissà se ci ha pensato battezzando la protagonista del suo libro, Viola Ardone, autrice di Una rivoluzione sentimentale, edita da Salani. Si chiama Zelda, la protagonista di questo romanzo, nome ebraico che significa felice. Anche se questa bella e inquieta trentenne, felice non lo è affatto. Colta, di buona famiglia, con un passato da ricercatrice universitaria, Zelda, un po' per capriccio, un po' per scommessa, si trova ad insegnare italiano in un liceo di Scogliano, anonimo paese della provincia napoletana che in realtà di immaginario ha soltanto il nome. Quando arriva nella scuola di Scogliano, Zelda porta in tasca il discorso che intende fare ai suoi alunni e nella borsa un esercizio di grammatica. Ma il destino non conosce regole, così come gli alunni di quel liceo che di grammatica poco ne sanno e poco vogliono saperne. Dalla loro insegnante non vogliono domande, pretendono risposte. Le risposte ai perché della loro inquieta adolescenza che qualcuno ha pensato bene di avvelenare come la terra in cui si trovano a vivere. Le risposte a quei perché Zelda e i suoi alunni le troveranno, come nella migliore tradizione dei romanzi di formazione, nel vento della rivoluzione. Quella che faranno i giovani studenti di Scogliano per rivendicare il loro diritto ad avere un futuro. Quella di Zelda, che quasi inconsapevolmente scoprirà come il cuore non è soltanto un muscolo del corpo. C'è stato un tempo lontano in cui la parola rivoluzione indicava esclusivamente il moto delle stelle. Era, per intenderci, quell'amor che muove il sole, per dirla con Dante, e che nel libro di Viola Ardone soffia invece così. La prima volta che succede qualcosa non sai mai bene se succede veramente o te lo stai inventando. Questo pensava Zelda.